Obiettivo centrato, il comitato Diamoci un taglio è riuscito nella raccolta delle 5.000 firme necessarie per chiedere il referendum che dovrebbe sancire il passaggio del Verbano-Cusio-Ossola alla Lombardia. Martedì le firme saranno consegnate alla provincia del VCO. Intanto sul tema si era espresso nei giorni scorsi il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Songa, ha tuonato: la non candidatura di Maroni alla guida della Lombardia ci pare rappresenti il venir meno del principale interlocutore della proposta del comitato VCO in territorio lombardo. Chiusa la gara per l'affidamento dei lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica Omegna, in corso le verifiche da parte degli uffici comunali. Il progetto prevede il cambio di tutti i punti luci vetusti, oramai in condizioni pessime, con punti a LED a basso consumo energetico. Previsti interventi nelle vie del centro storico, ma anche nelle frazioni. Sul lungolago saranno sostituiti i vecchi punti luci e i quadri elettrici. A Cannobbio quasi ultimata la nuova rotonda tra l'imbocco della Valle Cannobina e il ponte di Trafiume, un lavoro importante che ha visto anche la messa in sicurezza del versante e la costruzione di un muro a valle per un totale di 650.000 euro. Poco più di un anno la durata dei lavori, erano iniziati nel novembre 2016. Tempo di bilanci per i vigili del fuoco della Valle Vigezzo: 130 interventi nel 2017, in 50 casi sono intervenuti per la rimozione di nidi di vespe e calabroni, molto attivi anche sul fronte degli incendi. Intanto prosegue la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo.